Presento Marta Donzelli, siamo qui dalla Vivo Film che fra pochi giorni avrà ben due film alla Berlinale. E ci presenti i due film che andranno alla Berlinale? Sì, sono due film, tutti e due nella sezione Panorama. Uno si intitola Daphne di Federico Bondi ed è un film la cui protagonista è una giovane donna con la sindrome di Down che affronta in qualche modo un percorso di elaborazione del lutto dopo la morte di sua madre, insieme a suo padre, però nonostante diciamo questo inizio drammatico, il film non è un film triste, ma è un film sulla vita in cui in qualche modo un padre e una figlia in una maniera unica e un po' particolare fanno un percorso in cui scopriranno qualcosa di molto importante l'uno dell'altra. E Carolina Raspanti, la nostra Daphne nel film, è un personaggio carico di energia, di positività, che in qualche modo è lei a, diciamo, tirare fuori un po' il padre dalla sua depressione normale rispetto alle circostanze che, insomma, vive nel film. E l'altro film si intitola Il corpo della sposa di Michele Occhipinti ed è un film ambientato in Mauritania che racconta la storia di Verida, una giovane donna mauritana che deve affrontare, diciamo, un matrimonio, nel senso che la sua famiglia ha scelto uno sposo per lei e per prepararsi a questo matrimonio, seguendo un'antica tradizione mauritana, deve prendere circa 20 kg per essere, diciamo, più attraente e desiderabile, partendo già, diciamo, da quella che per noi sarebbe occidentale già una bella stazza. E in questo viaggio di preparazione al matrimonio, ovviamente, insomma, Verida anche lei scoprirà tante cose su di lei e metterà in discussione tante cose che aveva sempre creduto fossero normali sul suo corpo, sul rapporto con la sua famiglia e su se stessa. Quindi è un film in qualche modo sulla libertà e su come sia importante per le giovani donne oggi in tutto il mondo in qualche modo poter decidere loro stesse quello che vogliono fare di se stesse e anche del loro corpo rispetto ai modelli che spesso, insomma, tutte le società impongono. Ok, e secondo te perché sono stati scelti e selezionati alla Berlinale? Ora, questo non lo so, noi ci speravamo, siamo convinti avendoli fatti, insomma, devo dire che come produttori eravamo molto convinti dei progetti e adesso, diciamo, siamo convinti dei film, insomma, nel senso che i film rispondono alle nostre migliori aspettative. Poi le selezioni sono sempre il risultato, insomma, poi del gusto dei selezionatori e devo dire che siamo stati molto contenti che una donna come Paz Lazzaro abbia così amato i nostri film e devo dire che dopo che, perché non erano pronti insieme, quindi ne hanno visto prima uno e poi l'altro, e dopo che avevano invitato il primo, pensavamo che a quel punto le chance dell'altro, anche solo per ragioni numeriche, fossero diminuite, invece poi ci hanno stupito invitandoli tutti e due, quindi siamo molto contenti. E perché devono vincere? No, questo non lo posso dire, anche perché, diciamo, la vittoria è già essere a Berlino, è la vittoria maggiore, poi in una sezione come Panorama, che veramente ha un rapporto col pubblico molto forte, sarà con la speranza che il film venga accolto bene, insomma, e venga apprezzato dal pubblico. Poi, come tutte le competizioni, insomma, è un gioco molto serio, per cui ovviamente uno spera sempre di vincere, se accade è bellissimo, però insomma se non accadrà il percorso dei film sarà comunque molto lungo. Mi è sempre capitato quando i film erano a Berlino che poi da lì iniziava un lungo viaggio in festival di tutto il mondo, quindi insomma noi ci speriamo, ma Bene, è allora comunque un noi gioco. incrociamo le dita insieme a Grazie. voi e ci vediamo a Berlino. Grazie, molto volentieri.